senti, Gennaro Bello, forse sta dimenticando una piccola cosa, una piccola così. Ok, tu pensi che io sono scemo? Ma tu dici, Simone, tu sei scemo. Io, Simone tuo Bello, sono o non sono il figlio del re? Sai che ti dai ragione? Hai visto? L'ho fatto anche io. Vabbè, allora, quando ti devo dire la verità, quando hai ragione. Però certo, per ragione, ma quando io non ho ragione io? Va bene, hai sempre ragione tu. Quindi adesso non abbiamo fatto la figura di merito con il professore. Ancora? Non era voto. Ho detto, non abbiamo fatto la figura di merito. Il professore forse chiuderà un occhio per tutti i tuoi certo, amicizia. Tu non ci capisci, tu ti sbatti. Buon vino. Uè, tu questi cosa a me vuole la ricerca, in caso del gioco è da quale coscia? Perché io sono il tuo compagno di università. E base, come no, no, c'è una scusa, ho sbagliato. Io sono il tuo compagno preferito di università. No, dice stesso la parola, preferito. No, non lo diciamo, ma me la dice lo stesso. Ok, te l'ho detto, va bene. Basta. Ok? Non so che sei, lui dà. Chiudiamo questo argomento, per favore. Chiudiamo l'argomento. Vedi che la password di wifi deve stare nella stanza di là. Ma a me non morisce. No, vabbè, non ce la faccio, non ce la faccio. Il nome. Ma che quale nome? Il nome di lei. Ah. Già. Già. Si chiama Già. Da po'. E chi ce l'ha a dicere Già? Te l'ho detto. Un nome così bello, breve, idilliaco. Hanno fatto un sacco di poesie su Già. Quando? Sì, rugiada, gocce di rugiada, rugiada del mattino. Che sta a rugicino, senza ro. Ma che ce l'ho? Boh, vabbè, vabbè. Però sta sentendo di vabbè. Allora, sei particolare. Lo sapevo. Roberto, lo devo aprire a te, ma ci scordavo di caricare la batteria, e quindi me lo devo andare a prendere di là e per dire, ma tu ti è per dire. Tu sei troppo nervoso, prenditi due camomille. Mi piace la camomille. E pigliate lo stesso. E tu, via. Oh. Ho preso una camomilla, ma aprirla subito a quello, guarda. È una cosa indecente. Ma ci sbagliate caso! Scusatemi, no, non perdonatemi! Io perché sto distratto, non l'ho capito! No, no, non parlate, non mordite, ma non chiamate i carabinieri, me ne vado subito, ma no! Non scrivo la bella! Ma tu che sei? Buone, a me la camomilla non piace per te, però mi ha giocato ad un microonde e ti riscalda la... Va bene? Ma non mi fanno cosa accesa! Pisa la mano! Ce l'ha! Hai lasciato la porta aperta! Ma tu sei entrato dopo di me, ma quale porta aperta? È entrato un ragazzo! Un ragazzo è venuto qua, ha cominciato a fare... Ha cominciato a fare... Cosa? Dico, ho sbagliato! No, ma non chiamate nessuno! Gli carabinieri, la polizia, i pubblici! Non lo inventate, se ne chiudi! Se ne c'è, scusate, ma chi cazzo? Non mi ha fatto azzuccare la parola! Non ce l'ha! Una! Una! E meno una! Ne abbiamo una! Guardi a me. Allora ricapitoliamo. Analisi del testo. È venuto un ragazzo. Un ragazzo, sì, Gennaro, un ragazzo. Domanda. Basso. Basso, sì, basso. Basso, sì. Capelli neri. Capelli neri, sì, sì, guarda, capelli neri, sì. Con le panzerilla. Il Aris sta panza, Gennaro, è entrato qua, è venuto qua, che lo saggi. Teneva la camicia colorata. La camicia colorata, sì. Lo saccio proprio. Non lo sai. Ho tirato come a indovinare. Non lo sai. Non lo sai. Non devi alzare per favore. C'è là, è trasuto nella casa tua. Capito, ma io non l'ho visto. Tu vuoi fare l'avvocato? Per fare l'avvocato hai bisogno delle prove concrete. Hai una prova concreta che è entrato un estraneo da quella porta. Va bene. Va bene. Questa storia va bene. Basta.